Ciao a tutti da Nicola Castiglione della Selezione Nazionale Piloti e benvenuti al TG Notte. Sono contentissimo oggi di riuscire a riproporre le due puntate giornaliere perché mi piace proprio condividere questi video con tutti voi. Certo, sono un po' stanchino perché dalla pista sono tornato mo', mi sono fatto 4 ore di strada complessivamente solo nel pomeriggio, però devo dire che il lavoro è stato produttivo e anche molto piacevole da svolgere. Allora, che facciamo? Lanciamo la sigla Rocchettara, quella di Andrea Achilli, e poi partiamo con una puntata. Vi metto questa sigla così se siete un po' in abbiocco vi svegliate immediatamente. Bene, rieccoci qua. Allora, rifacciamo gli auguri al nostro Matteo Tomaselli. Oggi ha compiuto gli anni, il nostro pilota SN1 categoria Pro. E partiamo con la puntata, riallacciandoci a quanto abbiamo detto oggi per quel che riguarda la futura Red Bull sull'ipotetico test anti-crash non superato prima di Natale. Allora, facciamo una piccola premessa. Ribadisco il concetto che ho espresso oggi. Io, prima di dire che una cosa è sicura, con tutto il rispetto per il lavoro altrui ci mancherebbe, preferisco verificare attraverso le mie fonti, cosa che non ho potuto fare poiché praticamente sono stato fuori in pista come vi ho spiegato prima e quindi non ho potuto, come dire, utilizzare il mio metodo da stalker, non ho potuto praticare lo stalkeraggio presso le mie fonti che sempre, sempre ringrazierò per il lavoro fantastico che fanno e ci tengo a sottolinearlo, totalmente gratuito, senza scopo di lucro, quindi doppiamente grazie non solo da parte mia, ma da parte di tutti gli utenti di Racing Time. E quindi, ripeto, non ho avuto modo di poter essere al 100% sicuro di questa cosa. Però, senza nulla togliere al lavoro altrui, non voglio parlare del fatto che ha superato i test anti-crash, non li ha superati, no, assolutamente. Voglio commentare, sapete cosa? I commenti. Perché c'è una parte di commenti che è preoccupatissima, perché ovviamente, se un team, una squadra, non supera il test anti-crash frontale, vuol dire che sul davanti della monoposto ha apportato delle modifiche. Qual è la più logica? Alleggerimento della scocca. Poi magari ci sarà qualcos'altro. Però, ragazzi, ma cosa ci aspettiamo? Che Adrian Newey e compagnia non vadano a migliorare la monoposto che hanno progettato l'anno precedente? Uno, che non vadano a cercare di alleggerire ancora di più per sistemare meglio le zavorre, quindi dare più anteriore, meno anteriore, quello che vogliono. Siamo degli illusi se pensiamo questo. Ovviamente in Red Bull non lasceranno nulla di intentato e cercheranno di ripetere la stagione che hanno appena finito. Cercheranno di nuovo di vincere il titolo mondiale. Starai tutti gli altri cercare di impedirglielo. Quindi per me non c'è preoccupazione, anzi, non l'hanno passato, pazienza. Evidentemente hanno cercato di alleggerire tanto. Sempre, ripeto, parliamo al condizionale, se effettivamente è successo ciò che abbiamo detto. E di conseguenza ora saranno costretti a riappesantire esattamente come fecero nel 2022 con l'RB18. Però nulla di nuovo all'orizzonte, quindi non andiamo a preoccuparci tanto e speriamo che gli altri team siano capaci di riproporre un lavoro altrettanto valido. E poi in merito a questo, cioè voglio dire, oggi ho parlato con il mio amico M, che lui sa. MB, facciamo MMB, così lui capisce che ce l'ho con lui. Niente, perché dico solo le iniziali, perché è un ragazzo che lavora in ambito motorsport, anzi, per essere più precisi, in ambito Formula 1 e di conseguenza
si fa fatica a dire i nomi, ma al di là di ciò lui mi faceva notare una cosa, mi ha detto: Nicola, allora tu prendi la McLaren, ok? È stata presentata la versione B a stagione già bella e cominciata, ma tu ti immagini se quella vettura veniva presentata a inizio stagione, avrebbero potuto sviluppare quel concetto dalla prima gara, e questo è un incredibile vantaggio. Ed è ciò che io mi aspetto da tanti team, quali la Ferrari, quali la Mercedes, per questo 2024. E perché no? Anche la Aston Martin, che in teoria, dovrebbe avere uno schema sospensivo diverso da quello che abbiamo visto nel 2023. Quindi io sono fiducioso che gli altri recuperino, sono speranzoso che Red Bull non vada troppo avanti. Questo ce lo dirà però, ragazzi, solo ed esclusivamente la pista. Andiamo avanti, altra news del giorno riguarda Enrico Cardile, che ha rilasciato un'intervista a una testata, se non sbaglio, tedesca, adesso scusatemi ma non ricordo il nome, ridicendo ciò che oramai sappiamo a memoria, ovvero che la Ferrari avrà un concetto nuovo che continuerà con lo sviluppo presentato in Francia e rafforzato in Austria, ma poi si sono dovuti, ha sottolineato lui, bloccare. Perché? Perché la struttura architettonica del telaio non permetteva, ne abbiamo parlato più volte in questo canale, ulteriori sviluppi, e quindi si sono concentrati a sviluppare quella corrente tecnica al CFD e al sì, anche al simulatore, ma in galleria del vento, per quel che concerne la 676, cioè la vettura del 2024. Quindi nulla di nuovo all'orizzonte, però un'ulteriore conferma del lavoro che stanno facendo in Ferrari con una monoposto che lui ha detto è una rottura totale con il passato, con il recente passato, ovviamente, quindi 2022 e 2023. Quindi molti concetti che abbiamo visto non ci saranno, e ce ne saranno invece di nuovi. Ad esempio abbiamo parlato del retrotreno, però ragazzi, non fermiamoci solo al discorso dello schema delle sospensioni, alla geometria più anti-squat delle sospensioni, al nuovo cambio che permetterà di avere più spazio nella zona del diffusore. Non fermiamoci lì. Probabilmente al posteriore troveremo anche qualche altra cosa che speriamo funzioni a dovere. Andiamo avanti. Perché dovete sapere che ogni tanto io cosa faccio? Vado a fare ordine tra le mie email, che sono veramente tante, e salta fuori qualche foto che mi sono dimenticato di salvare o di proporvi, o boh, non lo so, non l'avevo proprio vista, ed è quello che è successo praticamente questa mattina. È venuta fuori una foto abbastanza interessante che voglio riproporvi. Eccola qui. Allora, questa che vedete indicata dalla manina è l'Alpine. Siamo nella zona del T3 dell'Alpine. Come potete vedere, loro durante la stagione, perché erano partiti con qualcosa di diverso, perché avevano qui la balestra, hanno poi sostituito la balestra con questo mini ammortizzatore, che è un po' diverso rispetto a quello che vediamo abitualmente. La balestra, ok, è sapete benissimo, una cosa messa così che flette quando c'è la compressione del fondo, ma poi ci sono soluzioni più sofisticate, tipo ad esempio gli ammortizzatori che ci sono qui in casa Sauber, se non sbaglio, e qui ovviamente in casa Ferrari. Ebbene, loro hanno proposto un mini ammortizzatore, quindi la stessa funzione degli altri due, però un po' più ridotto nelle dimensioni. Questo e poi è collegato alle due estremità con due staffe un po' più lunghe del solito, ed è stato fatto questa riduzione per risparmiare peso, quindi si va a centellinare anche i grammi in una monoposto. Però grammi di qua e grammi di là, ritornando al discorso Red Bull, alla fine si fa la differenza.
E poi un'altra cosa che vi volevo far notare sono i termometri messi anche in questa zona della vettura. Praticamente tutta la vettura è monitorata dal punto di vista delle temperature ed è per tutte le vetture così. Poi, altra domanda tecnica, ce la fa Giuseppe Accardo. Lui ci chiede praticamente se l'effetto anti-dive e anti-squat, ve la sintetizzo e salutiamo Giuseppe, è identico, si può ottenere alla stessa maniera sia che si utilizzi lo schema push rod, sia che si utilizzi lo schema pull rod. La risposta è assolutamente sì. Da questo punto di vista non cambia, perché variando la geometria dei bracci, tu ottieni quello che vuoi ottenere sia con uno schema sospensivo che con un altro schema sospensivo. Poi, siccome ho notato che ci sono degli iscritti al canale nuovo, cosa prendo per questa, la tastiera? Allora vado a riepilogare la differenza tra i due schemi. Facciamo finta che questa è la ruota. Lo schema pull rod parte con il piantone che si attacca nella parte alta, scusate, il puntone che si attacca della sospensione nella parte alta della ruota e va verso il basso del telaio. Questo è uno schema pull rod. Lo schema push rod è all'inverso, parte dalla parte bassa della ruota per andare nella parte alta della ruota esattamente come quello che vi sto facendo vedere qui in questa foto. Ecco qui la sospensione Mercedes da Monaco in poi e qui ce l'abbiamo precedente a Monaco. Però quello che è cambiato è appunto la disposizione dei bracci, soprattutto di quello superiore, che è stato veramente spostato di tantissimo. Ripeto, quando si fanno delle regolazioni in una vettura da corsa, a volte, ma non parlo di aerodinamica dove le dimensioni cioè sono amplificate, nel senso che tu muovi un centimetro e ottieni una vita di performance, ma parlo anche a livello di regolazioni meccaniche, a volte regolare 2 mm fa veramente tanto la differenza. Ma tanto, 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 andiamo a pensare quanto sia potuto cambiare il comportamento della vettura spostando così tanto i bracci della sospensione della Mercedes. Veramente una roba pazzesca. Poi andiamo avanti con la puntata e andiamo ai commenti. I commenti che abbiamo, però non me ne andate perché ho un video finale che vi piacerà tantissimo, ma soprattutto vi devo chiedere di guardarlo con un occhio diverso perché va ad anticipare un lavoro che faremo nel mese di gennaio. Allora, andiamo ai commenti. Abbiamo in Paul Girolamo Danna, poi Davide Perra, poi Alberto Cataldi. E quando vedete che non c'è audio, ragazzi, ricaricate il video, cioè quando sentite che non c'è audio. Poi abbiamo Antonio Iacovelli, Costabile Montone, Marco Rigò, che vi ricordo, è il ragazzo che realizza quelle lampade stupende che vi ho fatto vedere più volte. Se volete il suo numero di telefono, chiedetemelo via email a selezionenazionalepiloti@gmail.com. Andiamo ancora avanti. E Emanuele Cataldi, tra l'altro, mandiamo un grosso abbraccio a Emanuele Cataldi che si è preso uno spavento non da poco. Ci auguriamo che la febbre gli passi presto, è comunque meglio una febbre che tutto il resto. Poi quelli più di tendenza, e qua continuiamo a parlare di tecnica perché abbiamo Kebab, poi Robby, poi ma magari Dio succedesse quello che ci dice Roby, poi Andrea Raia che appunto è un po' preoccupato, se non ricordo male, dal suo commento, mi fa pensare che abbia osato, sì, ha osato, speriamo che ha osato più del dovuto e quindi si va un po' col passo del gambero, però è Red Bull, quindi non credo. Poi sempre Andrea mi chiede come va il braccio, va benissimo, e poi abbiamo Piero di TP Sport Life TV. Allora, Piero Tanzini che dice una cosa, anzi due ne dice veramente interessanti. Cioè, Adrian Newey non è nuovo all'alleggerimento delle monoposto.
Ricordiamoci le Leighton House, che i piloti praticamente uscivano con i lividi, poi fortunatamente sono state messe per regolamento, purtroppo dopo brutti incidenti, delle dimensioni minime che il costruttore deve rispettare. E non vado avanti perché se no apriamo ferite troppo grandi con gli esempi che ci fa Piero. E poi ci ha detto anche un'altra cosa, che i piloti Ferrari sono a dieta, in particolare Leclerc, e questa storia è verissima. Sta lavorando per togliere etti, perché quando arrivi vicino alla perfezione e il peso limite dei piloti è la perfezione, me lo dice uno che ha una zavorra naturale che non finisce mai. Ebbene, sta lavorando per buttare giù etti che torneranno utili per quel che riguarda sempre il discorso pesi della 676, che spero si chiami in un modo diverso da SF, che non mi piace per niente. Speriamo ci ascoltino. Bene, vi lascio con, e ringraziamo Piero per questo commento, vi lascio con un video della pista di Fiorano. Però voglio che lo guardiate con un occhio un po' diverso, non semplicemente messi lì a guardare come i piloti fanno le curve, come facciamo di solito guardando un Gran Premio. No, 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 guardatelo un po' con l'occhio del pilota, cercando di studiare il punto di frenata, dove scala il pilota, dove mette giù, perché voglio fare un lavoro che riguarda Fiorano che spero vi possa interessare. Quindi vi lascio con questo video, vi mando un bacio grosso, vi rimando alla puntata di domani, vi prego di lasciare un like, un commento, e poi ancora di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, attivando la campanellina, e noi appunto ci vediamo domani. Via col video, ciao! Cool down that or hit this lap. Okay, even up, you up. Okay, say hello to the guys. Say hello to the guys. Okay, so I just feel quicker, change of direction and high speed to turn 3, then getting into the corner turn 1, 6, and 8 in particular. So, yeah, seems to be quite useful. First lap, not possible due to warm up, but then the tire starts to come in and stays fairly consistent for a couple of laps towards the end. I think I'm losing a bit, it was getting more and more difficult to see, so it's getting quite dark, and the track, I'm not sure the track was as quick as it was before. Yeah, if we had to run again, I think I would like to have more front at the apex of low and medium speed, so turn 1, 4, 5, 6, and especially turn 8 to rotate the car. High speed balance was very good, a little bit of understeer braking is still a bit of a limitation, because it is also, because I think also because it's wet, not wet but sort of damp. Okay, thank you very much. Grazie. Grazie a voi. It was quite a special day for me, and I'm sure we'll never forget. So thank you everyone, and I'm very much looking forward to the future, even if
there's a lot of work, but if we pull all together, then we can create something, you know, so that's it.